Nuova mappatura della regione sulle aree industriali in crisi per l'accesso ai bandi. Protesta del sindaco Ghio sull'esclusione di Sestri Levante. Replica l'assessore Rixi. Scelte le aree più a rischio. La regione boccia le richieste di finanziamento del GAL Verde Mare Liguria. Vengono meno i fondi per lo sviluppo rurale delle valli Aveto, Graveglia, Sturla e Petronio. Linea dura del comune di Casarza Ligure contro l'abbandono dei rifiuti ingombranti. Elevate sanzioni nei giorni scorsi anche grazie alle segnalazioni all'uso delle telecamere di videosorveglianza. Dibattito aperto a Sestri Levante sull'ampliamento del Parco Mandela. I punti controversi riguardano le nuove edificazioni. Varie associazioni stanno preparando un progetto alternativo. Il Papa si prepara al viaggio apostolico in Svezia. Non si può essere cattolici e settari. Lunedì parteciperà alla commemorazione ecumenica dei 500 anni della Riforma Luterana. Presentato a Chiavari il volume Il peso del vero, raccolta di poesie di Lorenzo Negri. Il giovane affetto da autismo comunica le sue emozioni attraverso la scrittura. Virtusentella travolgente oggi al Comunale, battuto il Brescia 4-0 e confermato il secondo posto nella classifica di Serie B. Doppietta di Caputo, assegno anche a Marie e Tremolada. Buonasera a tutti, ben ritrovati a Tiguglio Oggi. Dunque abbiamo i temi dell'economia in apertura del nostro telegiornale. Il Tiguglio risulta tagliato a metà dalle scelte della Regione Liguria, chiamata dal governo ad indicare le zone industriali in crisi, possibili destinatarie di futuri bandi di finanziamento. Dovendo fare i conti con una riduzione dei parametri da 320.000 abitanti a 240.000, la Giunta ha scelto di privilegiare effettivamente quei territori più in sofferenza. Questo ha portato all'esclusione del comune di Sestri Levante a favore di Chiavari e della Val Fontanabuona, suscitando le proteste del sindaco Valentina Ghio. Spiega questa decisione l'assessore regionale all'industria Edoardo Rixi. Vediamo. Il Tiguglio risulta la seconda macro area a livello regionale individuata, però sono state fatte delle scelte ben precise. Quali sono state? Il Tiguglio è un'area che ci cuba su un totale di 240.000 abitanti, circa 80.000 abitanti, così divisi. Le zone di Chiavari e Lavagna, il loro entroterra, quindi Val Fontanabuona e Val d'Aveto, più una parte della Val Petronio alle spalle di Sestri Levante. Chiaramente sono stati esclusi alcuni comuni che il governo aveva messo potenzialmente ammissibili, però vorrei dire che le zone che in questo momento che hanno più bisogno, basta ricordare sul Chiavarese la situazione di Lames che è in corso di definizione, piuttosto che la vicenda appunto che stanno avendo gli ardesiaci nella Val Fontanabuona, situazioni di questo tipo, a noi hanno fatto propendere per andare a individuare zone realmente di crisi su cui poter far partecipare le aziende in crisi a potenziali bandi che gli possano costituire anche la possibilità di riconvertirsi. È stato escluso Sestri Levante, territorio che ospita due delle principali aziende del Tiguglio, ma con una ragione ben precisa. Il Sestri Levante è stato escluso per due ordini motivi. Il primo che perché il comune, cubando 18.000 abitanti, avrebbe sostanzialmente disassato completamente l'area, per cui non ci stava nei margini che avevamo, perché mentre includere parte della Val Petronio vale circa 8.500 abitanti, Sestri Levante era troppo grosso e quindi con le riduzioni chieste dal governo non rientrava più. E poi in un altro motivo, perché mentre Fincantieri, ad esempio, l'azienda comunque potrà usufruire dello stato di crisi in caso di necessità, perché ha unità operative su Genova e su Spezia che sono in aree di crisi, l'unica preoccupazione è sull'Arinox, che però azienda oggi tutto sommato non in crisi, anzi direi in ottima espansione, che quindi sostanzialmente non ricadeva esattamente in quei criteri su cui era stata dettata la mappatura da parte del governo. La Regione Liguria ha ammesso ai finanziamenti europei per il programma di sviluppo rurale tre delle cinque cosiddette strategie di sviluppo locale, quelle dei GAL Valli Savonesi, Riviera dei Fiori e GAL Genovese. Sono rimaste escluse per vizi formali quelle di Verdemare Liguria e della provincia della Spezia. In particolare il progetto di Verdemare Liguria comprendeva i produttori delle valli Aveto, Graveglia, Sturla e Petronio, che vedono sfumare in questo modo importanti risorse. La Regione però ha lasciato aperto uno spiraglio. Il progetto in che cosa consiste?
Ma il progetto consiste in una serie di azioni per sviluppare l'entroterra del Tiguglio e anche parte della Valle Scrivia e della Val Trebbia. Sarebbero arrivati finanziamenti cospicui? Sì, stiamo parlando di finanziamenti nell'ordine di 4-5 milioni di euro come minimo. In particolare per il territorio del Nord del Levante erano progetti legati allo sviluppo della filiera della nocciola, del legno, del latte e anche del turismo ecosostenibile. Per quale motivo la Regione non ha passato questo progetto? Ma nel merito eravamo arrivati secondi, sotto profilo formale il bando richiedeva che la maggioranza dei soci fosse privata, da quello che sostiene la Regione risulterebbe invece che c'è un 51 di pubblico e un 49 di privato, per cui bisogna cercare di trovare un escamotage, una soluzione per ovviare a questo problema. In realtà la Regione Liguria ha aperto uno spiraglio per rivedere questo progetto? Sì, sembrerebbe per quanto riguarda il nostro gas ci sia percorribile una soluzione. Speriamo ardentemente di arrivare a questa condivisione perché è soprattutto un danno per i soggetti privati, perché questi fondi vanno in particolare a finanziare progetti di investitori, di imprenditori privati. Per le valli sarebbe una boccata d'ossigeno per i prossimi anni? E certo, perché è l'unica forma di finanziamento attuabile su territori come il nostro. Verrà interrogato lunedì Claudio Borgarelli, il presunto assassino dello zio Albano Crocco, il pensionato ucciso e decapitato lo scorso 11 ottobre nei boschi di Lumarzo. Borgarelli, difeso dall'avvocato Antonio Rubino, si trova nel carcere di Marassi in isolamento. È molto provato dalla prima notte passata in cella, poco lucido ma continua a dichiararsi estraneo alla vicenda. I funerali di Albano Crocco intanto sono stati celebrati oggi nella chiesa di Tasso a Lumarzo. La messa è stata presieduta da un religioso della società Missioni Africane di Genova IV. Linea dura del comune di Casarza Ligure contro l'abbandono di rifiuti ingombranti nel suo territorio. Nei giorni scorsi, anche grazie all'utilizzo di telecamere di videosorveglianza, sono stati individuati e multati diversi soggetti che hanno lasciato materiale non autorizzato nelle vicinanze delle isole ecologiche. Le multe arrivano fino a 200 euro per l'abbandono di rifiuti inquinanti, però scatta anche la denuncia penale. Vediamo. Stiamo intervenendo in maniera importante per aumentare la raccolta differenziata a Casarza Ligure in modo tale da scongiurare l'ipotesi del porta a porta. Però veramente chiediamo ai cittadini un maggiore impegno, non tanto e non solo per il conferimento, ma anche per le segnalazioni di tutti quei comportamenti scorretti che vi sono e soprattutto di cittadini non residenti a Casarza che conferiscono in maniera scorretta nelle isole ecologiche. Quest'oggi, attraverso un'attività di indagine della nostra Polizia Municipale, che ringrazio, sono state comminate delle sanzioni proprio a questo proposito per lo scorretto conferimento, soprattutto nella zona di Francolano, nell'isola ecologica vicino al circolo Arcobaleno, dove ultimamente venivano conferiti ingombranti in modo indiscriminato, soprattutto nel periodo non previsto. Ecco, come è stato possibile rintracciare questi indisciplinati nel conferimento? Allora, prima di tutto abbiamo una telecamera in quell'isola lì che funziona e quindi i vigili hanno individuato la targa di un'autovettura e quindi sono subito intervenuti e hanno fatto il verbale previsto. Poi abbiamo anche la figura dell'ecovigile, che sono dei volontari a cui io ho dato il decreto per poter conferire le sanzioni, che proprio oggi hanno comminato delle altre sanzioni, controllando all'interno dei cassonetti, dei rifiuti che vengono abbandonati, eventuali tracce, e hanno trovato dei possibili indizi che possano far risalire a dei soggetti che hanno conferito in maniera discriminata. Ricordiamo a quanto ammontano le sanzioni. Sì, quest'oggi mi pare che ne sono combinate sulle 200 euro di sanzioni per coloro che conferiscono non sono residenti nel territorio di Casarza. Per i residenti si parla di 100 euro e poi vengono aggravate in base a quello che viene trovato, perché tante volte purtroppo ci troviamo anche del materiale inquinante, quindi qui andiamo addirittura sul penale, perché se per esempio si conferisce dell'amianto presso un'isola che è un materiale inquinante, e qui siamo a livello anche di denuncia penale. Andiamo sul nostro sito teleradiopace.com. A seguito dell'inchiesta che ha fatto emergere gli episodi di corruzione anche nell'ambito degli appalti collegati alla realizzazione del Terzo Valico, i governatori delle regioni del Nord-Ovest, Giovanni Toti per la Liguria, Roberto Maroni per la Lombardia e Sergio Chiampadino per il Piemonte, hanno scritto congiuntamente al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Del Rio, chiedendo di convocare al più presto un tavolo con tutte le istituzioni coinvolte nella realizzazione del Terzo Valico.
valico. Lo stesso General Contractor e ANAC per garantire che quest'opera strategica non subisca alcun ritardo e che i cantieri possano proseguire in sicurezza e nel rispetto della legalità. Dalle indiscrezioni di stampa, infatti, emergono conversazioni fra i soggetti coinvolti che mettono in luce comportamenti a tutto danno dei soggetti pubblici. A questo danno, sottolineano i tre governatori, non deve aggiungersi la beffa del blocco dei lavori di un'opera importante per tutto il Paese. Ampliamento del Parco Mandela, sì, ma senza nuove edificazioni e soprattutto senza chiudere la Via Aurelia. A Sestri Levante la questione molto sentita dei lavori di completamento sulle aree ex FIT è stata discussa nel corso di un'assemblea pubblica che si è tenuta al Grande Albergo. Sentiamo la presidente del Comitato per Sestri Levante 2016, Rosalina Cozzi. Qual è secondo voi la sensazione della gente di Sestri Levante? Quali commenti sentite? Allora, io tutti i giorni incontro gente e tutti i giorni sento gente che mi dice che ad esempio con la nuova viabilità a Sestri hanno dei grossi problemi e ci sono veramente dei grossi problemi. L'amministrazione per prima cosa avrebbe dovuto fare il test sulla viabilità, non adesso, avrebbe dovuto farlo, visto che siamo un paese turistico, nel pieno del traffico, quindi a luglio-agosto. Nella vostro comitato ci sono anche dei rappresentanti ambientalisti e si dice strano che siano contrari all'ampliamento del parco. Io ieri sera ad esempio non ho avuto nessuno contrario all'ampliamento del parco, è semplicemente sorto un problema riguardo a una zona nella quale l'amministrazione intende far costruire un albergo ed è una situazione abbastanza controversa perché la proroga a costruire a quanto pare è scaduta nel 2014, quindi è una zona che può essere riveduta corretta. È una cosa che poi valuteremo, perché soprattutto visto che cemento ne hanno già costruito abbastanza e se andiamo a vedere i primi progetti ne hanno costruito due volte tanto rispetto a quello che era il progetto in origine, l'amministrazione nell'interesse della città potrebbe prendere tranquillamente delle altre decisioni. Dopo l'assemblea pubblica quali saranno i vostri prossimi passi? Tanto siamo sempre in attesa che ci rispondano sulla possibilità di effettuare un referendum e poi procederemo con una raccolta di firme al fine di avviare una petizione, al fine di far sì che questo progetto arrivi in Consiglio Comunale, che se non altro qualcuno valuti e ne discuta, anche perché questo viene proprio dalla città, quindi è quello che i cittadini vorrebbero. Ma questo progetto alternativo sul Parco Mandela, secondo il Comune, è tardivo e arriva fuori tempo massimo. Il sindaco Valentina Ghio però replica le accuse di ulteriori edificazioni. Quali sono i termini esatti della questione per lei, sindaco? Il fatto che le amministrazioni precedenti abbiano fatto edificare il doppio di quanto previsto dal PRU della FIT, beh, questo è assolutamente falso. Relativamente alla questione dell'albergo, non è un progetto che è inerente al parco pubblico, ma come tutti ben sanno a Sestri, l'edificazione di un albergo in un'area privata è presente dalle origini nel progetto del PRU della FIT e tuttora contenuto nel PUC. Quindi il progetto per il Parco Mandela del Comune di Sestri Levante non prevede nuove edificazioni? Assolutamente no, il progetto del parco è nato proprio per restituire alla città una grande area verde che è il completamento del percorso che ha fatto tutta quell'area e mi fa piacere, prendo anche atto che ci sia un consenso unanime sul concetto di parco perché vedo che anche le nuove proposte inseguono un progetto che è un progetto di realizzare un parco cittadino. L'aspetto diciamo che trovo un po' curioso è che in zona Cesarini veramente quando si sta facendo un percorso che è attivo dal 1999 si è arrivata alla presentazione di una progettazione alternativa, peraltro anche inattuabile perché prevede per esempio l'utilizzo di un'area privata come quella che è vicina alle piscine e non in disponibilità del comune per realizzare una progettazione, quando ormai siamo veramente agli ultimi fasi della progettazione del parco pubblico. C'è stato un incidente questa mattina sulle colline di Breccanecca nel comune di Cogorno. Un settantenne, mentre stava lavorando nel suo oliveto, è caduto da una pianta. L'episodio è successo attorno alle 9. Subito sul posto sono arrivati i soccorsi che hanno stabilizzato l'uomo, rimasto sempre cosciente, e ne hanno disposto il trasferimento in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova.
Non si può essere cattolici e settari. Così Papa Francesco, alla vigilia del suo viaggio apostolico in Svezia, che avverrà lunedì per partecipare alla commemorazione ecumenica dei 500 anni dalla riforma luterana. In una lunga intervista che ha concesso a padre Ulf Jonsson, direttore della rivista dei gesuiti svedesi Signum, insieme al direttore della Civita Cattolica, padre Antonio Spadaro, il pontefice ha parlato, tra gli altri argomenti, delle sue amicizie con luterani già da ragazzo e poi ai tempi del suo ministero episcopale, sottolineando soprattutto l'importanza del camminare insieme per non restare chiusi in prospettive rigide, perché in queste non c'è possibilità di riforma. Vediamo il servizio della Radio Vaticana. La speranza, nonché l'attesa, per questo viaggio è quella di riuscire a fare un passo di vicinanza, per essere più vicino ai fratelli e sorelle della Svezia. Francesco spiega così, sin dalla prima risposta, il senso della sua visita a Lund e Malmo per i 500 anni della Riforma. La distanza fa ammalare di divisione, spiega il Papa, che invita a trascendersi per incontrare gli altri. Francesco ripercorre con la memoria i capitoli dei suoi rapporti con i luterani nel corso degli anni, prima da arcivescovo di Buenos Aires, poi da pontefice, citando la visita del 2015 in Vaticano dell'arcivescova primate della Chiesa di Svezia, Antje Jäkelen. Fu il suo un gran bel discorso, ricorda ancora il Papa, che definisce poi domande belle e profonde, quelle sulla intercomunione poste da un bambino e da una donna nel corso della visita che lui stesso fece nella Chiesa Luterana di Roma. Riforma e scrittura sono le due cose che la Chiesa di Roma dovrebbe imparare dalla tradizione luterana, prosegue Francesco, che spiega come quello di Lutero fu un gesto di riforma in un momento difficile per la Chiesa, che anziché divenire un processo di riforma di tutta la Chiesa divenne uno stato di separazione. Lutero fece però anche grandi passi per mettere la parola di Dio nelle mani del popolo, spiega ancora, precisando come la richiesta di riforma sia stata viva e presente anche nelle discussioni delle congregazioni generali prima del conclave. Il dialogo teologico deve continuare, l'invito del Papa, quando nell'intervista si ricorda come Francesco sia il secondo pontefice in Svezia dopo Giovanni Paolo II, che vi andò nell'89, e si sottolinea come da allora il movimento ecumenico sembri aver perso vigore con la presenza di nuovi ostacoli. Francesco ricorda i successi raggiunti negli anni e culminati nel grande documento ecumenico sulla giustificazione. L'intervista, dopo la disamina dei fatti più drammatici di cronaca internazionale, termina tornando al viaggio in Svezia, quando il Papa chiede alla piccola comunità cattolica di quel paese, fatta di immigrati di varie parti del mondo, di vivere la propria fede e la propria testimonianza con uno spirito aperto ed ecumenico, perché non si può essere cattolici e settari. L'invito è dunque ad andare, camminare insieme, a non restare chiusi in prospettive rigide, perché in queste non c'è possibilità di riforma. Vediamo alcuni appuntamenti del viaggio di Papa Francesco in Svezia, che Telepace seguirà in diretta sul canale 15. Lunedì 31 ottobre alle 10.55 l'arrivo e l'accoglienza ufficiale all'aeroporto di Malmo, a cui seguirà nel pomeriggio a partire dalle 13.45 la visita alla famiglia reale e la preghiera ecumenica comune nella cattedrale luterana di Lund. Alle 16.35 l'evento ecumenico a Malmo. Martedì 1 novembre alle 9.30 la Santa Messa sempre a Malmo e alle 12.45 la cerimonia di congedo ufficiale dall'aeroporto e la partenza. E la Chiesa si appresta a celebrare la solennità di tutti i santi e la commemorazione dei fedeli defunti. In questi giorni nelle parrocchie si celebra la novena dei defunti, un momento di preghiera sempre molto partecipato. A Chiavari, martedì 1 novembre, il Vescovo presiederà i Vespri e la celebrazione dell'Eucarestia nella Cattedrale di Nostra Signora dell'Orto con inizio alle 17.30. Mercoledì 2 novembre Monsignor Alberto Tanasini si recherà al cimitero cittadino di Chiavari, dove celebrerà la Santa Messa alle 15.30. Successivamente alle 18 nella Cattedrale di Nostra Signora dell'Orto presiederà la Santa Messa di commemorazione dei defunti. Le celebrazioni in cattedrale dell'1 e 2 novembre saranno trasmesse in diretta TV su Telepace 1 al canale 15. Volontari dell'Associazione Papa Giovanni XXIII nelle piazze di tutta Italia per l'iniziativa Un Pasto al Giorno. Oggi e domani raccolta fondi in aiuto di oltre 41.000 ospiti delle strutture di accoglienza sparse nel mondo, e i banchetti sono allestiti anche in Liguria.
Sono oltre 4.000 i volontari che in tutta Italia offriranno un pacco di pasta in cambio di una donazione libera. L'iniziativa si chiama Un Pasto al Giorno. Lo scopo è quello di continuare a garantire un aiuto alle oltre 41.000 persone in difficoltà che quotidianamente vengono sostenute dalla comunità Papa Giovanni XXIII di Don Oreste Benzi, con 600 realtà di accoglienza in 38 paesi del mondo. In cambio di un'offerta libera verrà consegnato un pacco di pasta da poco più di 100 grammi, che rappresenta una vera e propria porzione, un pasto al giorno appunto. Nell'occasione sarà consegnato anche un piccolo ricettario antispreco, con piatti da realizzare con quegli ingredienti che solitamente vengono scartati. Coldiretti ha calcolato che il valore monetario degli sprechi alimentari ammonta a 12,5 miliardi, di cui il 54% proveniente proprio dal consumo, il 15% dalla ristorazione, l'8% dall'agricoltura, il 2% dalla trasformazione. Un pasto al giorno è uno spazio simbolico che vuole indurre a riflettere. L'eccedenza, il buttar via sono sinonimo di indifferenza e insensibilità, spiegano i responsabili della comunità Papa Giovanni XXIII, modi di fare che possono condurre all'emarginazione degli ultimi, dei più bisognosi. Il pacco di pasta vuole così essere simbolo di un nuovo patto sociale che consente di accrescere se stessi aiutando gli altri per affermare il concetto di diritto al cibo. Oggi tante persone hanno aderito all'iniziativa, ma i banchetti sono aperti nelle piazze italiane anche domani. In Liguria sono allestiti a Roncoscrivia, Ceranesi, Campomorone, Sarzana, La Spezia e in provincia di Savona a Borghetto, Finale, Loano, Pietra Ligure e Tovo San Giacomo. Il peso del vero è il titolo del nuovo libro di poesie di Lorenzo Negri, un giovane chiavarese affetto da autismo. Il volume è stato presentato nella sala Ghio Schiffini della Società Economica di Chiavari. Lorenzo Negri ha 25 anni, è nato a Chiavari dove vive con i genitori. Ha conseguito la laurea in filosofia e frequenta la laurea magistrale in scienze filosofiche. Lorenzo è autistico. Nel 2007 ha iniziato a scrivere poesie su suggerimento di una sua insegnante. 8-9 anni fa, la prima volta. Questo è il terzo libro che pubblica. Vieni. Cosa scrive principalmente? Solo poesie. Cioè, va all'università, scrive quello che deve scrivere, però in prevalenza poesie. Lui racconta se stesso, sono molto toccanti. Lui riesce attraverso la poesia ad entrare in contatto con il mondo in una maniera che altrimenti non gli è consentita. Dal suo mondo Lorenzo riesce a trasmettere note di saggezza e spunti di riflessione per tutti attraverso la scrittura, che ha aiutato molto il giovane ad uscire dal suo isolamento. Parecchio, perché lui si esprime col computer, basta, che non sa scrivere a penna. Esprime tutto intero se stesso, in modo particolare il senso della sua esperienza non facile, della, in qualche modo la sua prigionia all'interno di un silenzio che riesce a rompere soltanto attraverso la poesia o attraverso la letteratura. Lorenzo è molto bravo. L'ultimo volume di poesie pubblicato si intitola Il peso del vero, una raccolta il cui significato è ben sintetizzato dall'immagine in copertina realizzata da un amico dell'autore. È un po' la figura di Lorenzo che pesa su una giustizia, in questo caso bendata, e che è quello che probabilmente manca in questo periodo e quello a cui lui si riferisce in tantissime poesie. Sente proprio questa mancanza, esatto, del senso della giustizia. Per il secondo anno il gruppo Pino Solari Omi de Ruinà ha organizzato la tradizionale castagnata in piazza San Giacomo di Rupinaro anziché in Caruggio. Ma il cambiamento ha portato bene ai volontari, perché per tutto il pomeriggio tante persone si sono messe in fila per conquistare una confezione di caldarroste, frittelle e vin brûlé. I volontari del gruppo, storica istituzione chiavarese, da sempre in prima fila per organizzare eventi benefici, hanno scelto anche quest'anno di destinare il ricavato della manifestazione
all'Istituto Morando, la residenza protetta che si trova proprio nel popoloso quartiere chiavarese. Nel corso del pomeriggio sono state arrostite 250 kg di castagne e a dare manforte ai membri del gruppo c'era anche una nutrita rappresentanza di giovani, una quindicina di ragazzi di 20 anni circa che da qualche tempo sono entrati a far parte dell'associazione con il preciso intento di mantenere viva la tradizione delle iniziative benefiche. Vi mostreremo anche le interviste che abbiamo realizzato nel corso dei telegiornali dei prossimi giorni. Siamo allo sport, il calcio. Virtus Entella batte Brescia 4-0. Al comunale di Chiavari i biancocelesti guidati da mister Breda hanno conquistato il settimo punto della settimana al termine di tre incontri molto difficili. La squadra sale così a quota 22 punti, vedete anche il nostro sito internet, a due lunghezze dal Verona capolista che scenderà in campo domani insieme al Cittadella. A segno a Marie Caputo, autore di una doppietta, e sul finire del secondo tempo Tremolada. Vediamo il servizio di Nicolò Pagliettini con le immagini e i gol. L'Entella più bella della stagione non si ferma più, batte 4-0 il Brescia e continua a sognare al secondo posto in classifica. Entella in vantaggio dopo pochi minuti con il secondo gol consecutivo di Amari, schierato trequartista quest'oggi da mister Breda. Nella ripresa gara subito in ghiaccio con la doppietta del solito Ciccio Caputo, salito a quota 9 gol in campionato dietro solamente a Pazzini del Verona. Nel finale ci ha pensato Luca Tremolada a siglare il gol del 4-0 che regala tre punti importantissimi all'Entella e fa sognare una città intera. Già dal merito ai ragazzi perché hanno fatto una prestazione maiuscola. L'obiettivo è sempre lo stesso? L'obiettivo deve essere quello stesso, che è quello di pensare alla partita successiva. La partita precedente ti dà dei feedback positivi e anche negativi dove lavorare e dopo devi concentrarti già sulla prossima. Andiamo ad Ascoli contro un allenatore che qui ha fatto molto bene e contro una squadra che ha dei valori, perché anche loro vengono da 7 punti in 3 partite, quindi certamente non è il caso di mollare la guardia. Siamo stati bravi a portare l'euforia in campo, portare l'entusiasmo del nostro e della gente intorno a noi, l'abbiamo portato in campo offrendo veramente una prestazione importante. Il percorso è ancora lungo, però ecco, penso che l'inizio sia stato buono, però come ripeto, a costruire ci vuole veramente tanto e a distruggere ci vuole veramente poco, quindi se noi dovessimo inciampare 2-3 partite di fila, penso che cancelleremo di quello di buono, di quanto di buono abbiamo fatto, quindi dobbiamo tenere alta veramente la concentrazione e l'attenzione, perché adesso gli avversari probabilmente inizieranno ad affrontarci anche in maniera diversa. Seconda edizione della 10 km di Chiavari domani in centro città. Dalle 9.30 alle 12 alcune vie del centro saranno chiuse al traffico. Il percorso della gara podistica, che verrà ripetuto due volte con partenza e arrivo in piazza Mazzini, è lungo 5 km, lo vedete in grafica. Prevista anche una family run aperta a tutti. Lo start della manifestazione è alle 10. L'iniziativa, che è valida anche come campionato regionale UISP su strada, è promossa dalla Chiavari Tiguglio Outdoor. Vediamo il percorso della 10 km di Chiavari che si svolgerà, come detto, domani mattina. Un'altra notizia di servizio: in occasione della ricorrenza della commemorazione dei fedeli defunti, da domani e fino a martedì 2 novembre cambia la disciplina della sosta a Chiavari in via Piacenza, nella zona in fregio al cimitero cittadino. Si potrà parcheggiare per un massimo di un'ora, dalle 8 alle 17, esponendo il disco orario sull'auto. Vediamo tutto quello che c'è in programma per la giornata di domani con la nostra agenda. Appuntamenti in agenda per domenica 30 ottobre. Si terrà sotto i portici di Corso Garibaldi a Chiavari Artisti in strada, esposizione artigianale, in programma dalle 8 alle 20. Escursione guidata lungo il sentiero dei tubi nel cuore del parco di Portofino, appuntamento alle 9 davanti alla chiesa di San Rocco di Camogli. Fine dell'escursione intorno alle 13 in località Caselle. Festa d'autunno nella parrocchia di Santa Maria del Campo a Rapallo. Dopo le sante messe delle 8 e delle 10.30 ci sarà l'apertura degli stand gastronomici alle 12.30. I festeggiamenti continueranno nel pomeriggio con la distribuzione di caldarroste e giochi per bambini. Agri Castagnata a Carasco. Alle 9 nei giardini pubblici della città verranno aperti gli stand gastronomici. Inoltre alle 12.30 si potrà pranzare tutti assieme con polenta e capra. Torna in via Rivarola a Chiavari il mercatino dei sapori e delle tradizioni, mostra mercato delle eccellenze dell'agroalimentare italiano di qualità. Le bancarelle saranno allestite dalle 10 alle 20. In occasione di Libriamoci, la biblioteca civica di Conscientia ne organizza il girotondo di libri, uno scambio gratuito di libri tra grandi e piccini. Appuntamento alle 10 nell'area mercatino del comune.
Castagnata negli spazi aperti del Centro Benedetto Acquarone di Chiavari. Si inizia alle 14.30. Nel Teatro di Cicagna si terrà lo spettacolo Curpa di Gnocchi e della Mu di Loredana Conte con la regia di Ivo Pattari. Lo spettacolo inizierà alle 16 al Teatro di Monleone. A Prato sopra la Croce il docente universitario Duilio Citi terrà una conferenza sulle antichità del luogo attraverso descrizioni e immagini. Si inizia alle 16 all'Oratorio di San Giacomo. Presentazione del libro Per un mese siamo a posto di Anna Maria Margherita Zanetti all'Orsica. L'incontro si svolgerà alle 16 nel Museo del Damasco. Un appuntamento per lunedì 31 ottobre a Santa Margherita Ligure si terrà il concerto di chitarra classica con protagonista Luigi Puddo, che proporrà un programma dedicato ad Albéniz, Barrios, Sor e Dienz. Appuntamento alle 21.15 nei locali di Villa Durazzo. E ricordiamo anche che si terrà domani la castagnata con la gara di torte che doveva svolgersi domenica scorsa e che è stata rinviata al Parco delle Fontanine di Rapallo. La competizione avrà inizio a partire dalle 15 e poi appunto sarà premiata la torta più buona. Ricordiamo inoltre che questa notte torna l'ora solare, alle 3 lancette indietro di un'ora, guadagnando dunque un'ora di sonno in più. Le giornate saranno più brevi con il sole che tramonterà attorno alle 17.30. L'ora legale tornerà nell'ultima settimana di marzo del 2017. Terminiamo così questa edizione di Tigulli Oggi. Io vi ricordo che la nostra informazione ritorna puntuale lunedì mattina alle 7.30 con il buongiorno di Telepace, ma continua sul nostro sito internet teleradiopace.com. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata e buona domenica a tutti.